Salve a tutti, piccole Susette. Oggi vi farò vedere come ho realizzato il make-up di Kaneki-ken, il personaggio protagonista del famosissimo anime Tokyo Ghoul. Quindi, senza dubbi, iniziamo. Ok, con questa cosa addosso sembro più un'addetta alla mensa, ma... sì. Ho già addosso messe le lentine, le mini sclera Tokyo Ghoul. Però ricordatevi, il primo passo è sempre quello di ballare. No? Ok, allora... al make-up, ecco perché tutti siete qua. Ok, iniziamo con un fondotinta 101 per precisare, solo per schiarirvi il tono della pelle. Adesso invece passiamo a un ombretto marrone. Ok, questo specchio ha rotto davvero il cazzo. Va bene, allora mi sento davvero Clio Makeup in questo video, ma questo è l'ombretto che dovete andare a mettere nella parte superiore dell'occhio. Non si deve notare tanto, quindi sfumatelo bene con il dito o con qualsiasi pennello che avete. Ok, se vedete che non faccio niente in questa parte del viso è perché non ce n'è bisogno, perché andrà coperta. Ok, con un eyeliner disegniamo una linea, giustamente perché eyeliner, sapete. Disegniamo una linea nell'occhio che poi andrà a sfociare con un triangolo e si collegherà poi nella parte inferiore. Questa magari sarà la fase più difficile, anche se questo... il trucco è davvero semplicissimo. Esatto, la bocca aperta mentre che metto l'eyeliner. E ragazzi, non so spiegarvi il perché. Ok, adesso dopo i miei atteggiamenti molto femminili, passiamo a mettere le vene sotto l'occhio. Quindi prendete un rossetto, abbastanza di un rosso acceso, e un cotton fioc. Sfregiateli e poi andate ad applicarli. La mia sembra più una ferita che delle vene, però non importa, mi è piaciuto il risultato. Ora alla parte divertente, dobbiamo mettere la maschera.
Se volete anche voi la maschera, vi metto il link nell'info box dove potete comprarla. Ok, partiamo sempre dal collo e ricordatevi che la cinghia deve andare sopra le orecchie oppure deve andare a toccare le orecchie. Ora passiamo alla benda, ed è questo anche il motivo perché non ho toccato l'altra parte dell'occhio. Ok, adesso state vedendo la mia confusione mentale perché non sapevo davvero da che parte andasse, però finalmente l'ho trovata. Non mettetevela male come me, ma sistematela. Io non avevo un grande specchio davanti, quindi non ho potuto fare grandi cose, scusate il gioco di parole. Adesso è il turno della parrucca. Ricordatevi, sempre mettere la benda e la maschera prima della parrucca, perché sennò avrete davvero grandi casini. Ok, ed ecco finito questo tutorial. Spero che vi sia piaciuto il risultato, anche se non lo dà proprio il make-up in sé, ma tutte le cose messe insieme, quindi parrucca e maschera e lentine. Io lascerò tutto nell'info box, tutti i link nell'info box, quindi voi potrete andarla a comprare e potete completare questo bellissimo make-up e cosplay. Quindi